Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator 2009. Oggi si prosegue con i duelli struttura. Siamo arrivati a Furia degli Abissi, andremo oggi con Trionfo del Guerriero. Rabbia di Dinosauro, ok. Una volta ottenute le vittorie con tutti i deck, non so se ve l'ho detto, si sblocca un deck comprabile tra questi nel negozio ed è casuale. Dopodiché, dopo aver completato la storia, si potranno comprare tutti i deck a uno a uno. Ok, posso evocare tramite evocazione speciale un mostro di livello 4. Posso evocare tramite evocazione speciale anche... Sì, posso, ok. Allora lo faccio. Ah, ecco, c'è un modo per evocare Spadaccino Mistico livello 4 velocemente. Ovviamente non lo metto in difesa perché sa che Spadaccino Mistico lo può distruggere. Non importa. Lui mi è servito per evocare Spadaccino Mistico. Una carta coperta. Non ho paura delle carte coperte per un semplice motivo. Ho decreto reale. Ok, oltre all'attacco normale, questa carta può, durante questa fase, 60 volte quando il numero di carte equivalente ed equipaggiate a questa carta. Wow. Ok, quando questa carta viene evocata nella zona, può equipaggiare tutte le carte di equipaggiamento possibili dal tuo cimitero ai mostri tipo guerriero sul tuo terreno. Wow. Aggiungi una nuova carta magica di equipaggiamento dal tuo cimitero. E direi che... Forse mi conviene solo attaccare perché quel mostro può essere utile con le carte magiche equipaggiamento. No? Annulla attacco? Ah, ok. Va bene. Pensavo che potevo usare decreto reale in risposta ad annulla attacco. Evidentemente non è stato così. Vabbè. Pensavo si potesse fare. Ok, ormai l'ha fatto. No, non uso decreto reale perché... Non serve. Ok. Due carte? Vabbè, andiamo di decreto reale. Credevo che potevo usare decreto reale in risposta. Cosa fa questa? Aumenta l'attacco del mostro che ho già di 300 punti. Solo 300? Tanto poco? Vabbè. Sì, ma... Solo 300 punti. Di solito i mostri guerriero sono molto più potenti di così, eh. Mostri da 1700, 1800, 1900. Assurdo. Aia. Dannato a nulla attacco, mi ha rovinato la... Vabbè, ma non sarebbe cambiato molto, aveva Ryokoku, l'avrebbe usato comunque dopo. Oh! Questa carta non può essere usata se non per effetto di rimozione della restrizione. Vabbè, non ho carte. Sì, ricordavo che il deck guerriero non era granché, o almeno il deck guerriero base. Scudo braccio magico. Tutte trappole. Rimozione del limite. Non ricordo come si utilizzava quella carta. Ricordavo che un mio amico si era comprato il deck guerriero e il deck drago. E tra i due alla fine poi finiva per usare sempre il deck drago. Perché il deck guerriero era veramente pessimo. Ok. Ok, direi di arrenderci. Non ci sono uscite carte decenti, quindi...
attaccate pure. Bam. vabbè. Boom. Sì. Pa, pam, pa, ram, pa. Credo sarebbe stata una passeggiata perché mi ero uscito a spadaccino mistico subito, invece... E invece no. Non importa. Ma no, si tratta di fortuna. Andiamo di giudizio dell'incantatore. Oh, un mazzo introduttivo al 5Ds. Già. L'unico mazzo introduttivo che non possiede la carta speciale del protagonista. Assurdo. Non c'è Drago Polvere di Stelle. Ok. Ci troviamo di fronte al deck magici. Direi di metterci questa carta coperta che può essere utile. E questa carta in difesa. Ogni volta che viene aggiunta una carta magia, mettiamo un segnalino magia su quella carta. Dopodiché possiamo togliere 3 segnali di magia da quella carta per poter pescare una carta. Ricordo di aver creato un deck magia in Tag Force. Sì. Questo basta che lo uso e basta. Bene, posso praticamente usarlo come segnalino magia extra. E ricordo che con i segnalini magia mi divertivo un casino. Ok, questo mostro da 2000 punti di difesa. Sono protetto, in parte. A meno che nel prossimo turno non evoca un mostro ultra potente. Ah, ci troviamo di fronte a nulla d'effetto di un mostro che designa questa carta come bersaglio, semplicemente. Direi di evocarlo. Sì, non mi interessa pescare. Ottimo. No, non devo attirare nessun effetto. Che effetto? Bene. Finisco il turno, ovviamente. Mi ero... ero rimasto perplesso su cosa fare, ma non c'era niente da fare. Lo metto in difesa. E un altro mostro in difesa. E una carta coperta. Vabbè, sono immune dalle carte che lo designano come bersaglio, fortunatamente. O effetti mostro che lo designano come... Effi gemelli! Ok. Andiamo di Elfi Gemelli e attacchiamo Pomodoro Mistico. Che cosa succede? Ah, ho perso punti. Aia. Aspetta un attimo. Vabbè, poco male. Attacco Pomodoro Mistico, dai. Tanto prima o poi andava attaccato Pomodoro Mistico. E lui evoca rottame sincrono, naturalmente. Farò un'evocazione sincro. Forse. È sicuro. Sì, la fa. Livello 7. Livello 8. Chi c'è di livello 8 lì? Ah, lui. Il combattente colossale... È potente, molto potente. No, mi dispiace, per il momento utilizzo cilindro magico. Ok. Sono salvo in parte perché combattente colossale è potente, a meno che non mi esce spaccatura. Mago nero. No, mago nero a 2500 punti è inutile contro combattente colossale. L'unica cosa che posso fare è ripescare le carte del deck. Il mago nero non mi serve. Ok. Giustamente adesso mi esce attacco mago nero. Ma non è possibile. Posso distruggere l'effetto di una carta? Questa carta è stata in battaglia. Poi... E... Effigemelli lo metto in difesa. Ma metto in difesa anche lui. Ok. Non posso farci nulla. A meno che non mi esce spaccatura. Sempre se questo deck ha spaccatura, non lo so.
Mi danno una carta con segnalini magia e praticamente di mostri con segnalini magia ce ne sono pari a zero. C'è il mago nero addirittura. Combattente colossale e poi una bomba di mostro. Sì. Che catena? No. Vediamo. Lui, nel caso in cui mi esce una carta magia decente. Ma ne dubito fortemente. Spade rivelatrici. Ok. Beh, spade rivelatrici può aiutarmi a guadagnare un po' di tempo. Per cui spade rivelatrici sia. E posso anche recuperarlo dal cimitero, spade rivelatrici. Perché mi distrugge un mostro debole? Vabbè, hai voluto usare la carta magia. Va benissimo. Era un mostro debole e non mi serviva a niente. Ok. Ho tre turni per vedere che cosa combinare con questo deck. Ogni volta che una carta è attivata, metti un segnale di magia su questa carta. Questa carta guadagna 500 punti di attacco per ogni segnale di magia su di essa. Se questa carta attacca o viene attaccata, rimuovi tutti i segnali di magia alla fine della battle phase. Ok, quindi può essere utilizzata o per fare una miriade di danni o per distruggere un mostro super potente. Ovviamente era lui. Però vabbè. Non importa. Posso mettere tre segnali di magia su quella carta. Ok. Ti sei tolto 500 life points. E io becco un segnalino magia. Lo metto in difesa. Ho praticamente messo tutti i suoi mostri in difesa, ok. Devo superare 2900 punti d'attacco, che sono veramente tanti. Ah, oh, sepoltura prematura. 1900. Me ne servono altre due carte magia. Vediamo. Con sepoltura prematura potrei evocare mago dell'ordine del caos. Dai, facciamolo. Vai. Boom. Ok. E sono a 2004. Sposto un segnalino magia. Perfetto. E sono 2009. Ottimo. Direi di attaccare lui. Perché è fastidioso. Forse ho sbagliato. Perché adesso lui avrà più di 2009. Avrà 3000. Vabbè, 3000. 3000 vanno bene. Sono accettabili. Quella carta coperta mi fa paura. E qui se ne va spade rivelatrici. Ok. Innanzitutto attivo di nuovo pietra nero pece. Così da avere più punti. 3004. Ok. Questa carta risuscita dopo essere distrutta in battaglia, ma io ho ira divina, per cui non dovrei preoccuparmene. È l'ultima possibilità, facciamole e basta. Perfetto. Ora lui attiva l'effetto, ma io giustamente lo disattivo. Scartando attacco mago nero che non mi serve.
Ok. E poi attacco mentre il suo mostro in difesa, che ha 2100 punti di difesa. Bene. E naturalmente, alla fine della battle phase, ok, tornerà ad avere 1400 punti d'attacco. Va benissimo. Ora o metto mostro in difesa o una carta coperta, ovvio. Gli è uscita una carta, però non si decide. Ok, l'ha messa di là. Avanti, avanti! Devi soltanto finire il turno, ok. Questa carta non può essere evocata dalla situazione, questa carta può essere evocata tramite evocazione speciale. Quando al gioco mostro c'è un mostro oscurità. Una volta il turno può avere al gioco un mostro scoperto sul terreno. Se attivi questo effetto, questa carta non può attaccare. Huh. Ok. Facciamo. Non c'è motivo per non farlo, no? No, non voglio fare niente. Un mostro scoperto, quindi non mi serve. Ok, a 2003. Attacchiamo. Ah, questa aveva 0 punti, non lo sapevo. Bene. E a quanto pare, mi sa che il deck magia, con un'incertezza iniziale, potrebbe vincere. 1009, arriverà a 1009 adesso, giusto? Yes. E quindi posso continuare ad attaccare. Ok. Bene. Ora non gli resta che utilizzare l'ultima carta che gli rimarrà. Wow! Cerbero bestia mistica, non l'ho mai usato in vita mia perché non mi piaceva l'effetto, ma mi ha salvato la vita. Ok, mi hai aumentato gli punti d'attacco gratis. Proprio così, per senza niente. E ti prego, passa il turno. Wow, stregone oscuro eradicatore. Ma no, visto che tu sei l'eroe della giornata, attacco con te. Mi hai salvato la vita, Cerbero mitica bestia. Para 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 para. Bonus segnalino magia grande. E abbiamo vinto con il deck magia, ottimo. Siamo arrivati al deck magia. Di deck ce ne sono così tanti, ma tanti. Però è divertente fare questi duelli. Bene ragazzi, ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio continueremo con i deck struttura.